Il caso a Bologna. Chiamiamolo caso, ma ormai non è un caso unico. Un marocchino furioso picchia la moglie e le vieta di studiare l'italiano. La donna straniera ha subito i continui maltrattamenti da parte del marito, che le aveva anche vietato di seguire un corso di lingua italiana. Il marocchino di 46 anni esercitava un assoluto controllo sulla moglie connazionale, sottoponendolo a vessazioni e violenze di ogni genere, fino al punto di vietarle di seguire un corso di italiano, un aiuto che l'avrebbe aiutata ad ambientarsi meglio e a integrarsi nel nostro paese. Addirittura alcuni cittadini avevano visto un auto sbandare e procedere in modo strano. E il conducente all'interno dell'abitacolo stava prendendo a pugni sulla testa una donna che era con lui, che poi si è rivelata sua moglie. I testimoni sono subito intervenuti per fermare l'aggressione e alcuni hanno contattato i carabinieri accorsi sul posto. La donna, una volta portata al sicuro, ha confessato ai suoi soccorritori di essere sposata con l'uomo da 8 anni e di avere avuto da lui 2 figlie, di 5 e 6 anni. Dopo che i coniugi si sono trasferiti in Italia, il marito si è rivelato essere un aguzzino. L'uomo voleva avere il pieno controllo su di lei e sulla sua vita ed è andato su tutte le furie quando la 44enne aveva espresso il desiderio di seguire un corso di lingua italiana. Dato che le lezioni erano frequentate anche da uomini, per il marocchino era una situazione inaccettabile. Oltre alle violenze fisiche, ci sarebbero state almeno 2 abusi sessuali, rapporti che era stata costretta a subire senza volere. Allo straniero è stato applicato anche il braccialetto elettronico per ragioni di sicurezza, oltre che il divieto di avvicinamento alla compagna. Ebbene, cosa ci si aspettava dalle femministe? Il solito gridare al patriarcato. Invece silenzio assoluto, forse perché l'uomo in questione non è bianco e non è occidentale. Sì, è etero, ma viene dal Marocco. In questo caso, guai a parlare di patriarcato o si finisce col passare per razzista. Come sempre, i sinistri non si smentiscono mai.